Dopo il Padre e il Figlio, che cosa viene? Lo Spirito Santo. Molti non lo sanno, ma lo Spirito Santo nella Bibbia si chiama anche Paraclito. Che para? Paraclito è una parola greca che letteralmente significa chiamare vicino, che in italiano si traduce con avvocato. Mi rimetto alla clemenza della corte. Quando tu stai in un tribunale, chiami vicino qualcuno che ti difende. Ah, perché stiamo in un tribunale? Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Praticamente nel Vangelo c'è questa frase. Quindi, se fai il bravo e osservi i suoi comandamenti, non ti succede niente. Ma se fai il cattivo, vai in tribunale e c'è uno che ti accusa. Nell'Apocalisse si chiama l'accusatore, che sarebbe Satana. È quello che ti fa vedere dove hai sbagliato, che ti punta sempre il dito. Tu l'hai finito. E ti porta sempre in tribunale. Ora, il giudice ovviamente è Dio, ma Dio è misericordioso. Ti pare che ti vuole condannare? Farà di tutto per assolverti, no? E quando il processo si risolve con l'assoluzione, la corte a te pare che è finita. Si ritira. Ma in realtà non è finita, perché l'accusatore continua a puntarti il dito. Guarda che so fare. Ma Dio ti perdona, e gli altri ti perdonano, e tuo padre ti perdona, e tua madre ti perdona, e il tuo cane ti perdona, ma tu no. E allora Dio pensa di mandarti un avvocato, uno che non deve convincere il giudice della tua innocenza, ma deve convincere te stesso. Infatti un altro nome dello Spirito Santo è Consolatore. Quindi, da questa parte c'è quello che t'accusa. Quello è un uomo cattivo. Da quest'altra c'è quello che ti difende. Tranquillo, andrà tutto bene. Di qua quello che ti punta il dito. Sei stato tu. Di qua quello che ti dà le carezze. Tutto bene. Di qua quello che ti fa disperare. Di qua quello che ti dà speranza. Riprendi tutto. Quello che ti consola. Questo processo finirà solo a una condizione, e non è quello di essere giusto. Perché rileggiamo bene il versetto che abbiamo sentito prima. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Non dice mica se osservate i miei comandamenti mi amerete. Perché al primo posto non c'è la legge, c'è l'amore. Love, love, love. E questa è l'unica condizione per vincere la causa della tua vita. Non si vince con la legge, si vince con l'amore. Solo l'amore vincerà.